c'è un cronoprogramma. Sì, allora il 29 luglio è stato pubblicato il bando che scadrà il 30 settembre. L'obiettivo è entro la fine dell'anno aggiudicare i lavori che dovrebbero quindi partire all'inizio del nuovo anno 2023, oggi con un tempo stimato di 21 mesi di realizzazione e anche un meccanismo premiale qualora chi le realizzasse fosse in grado di anticipare i tempi finali di realizzazione. Del vecchio edificio teniamo come se tenessimo il contorno, il resto è tutto nuovo. La prima fase è la distruzione. Quello rimane come sempre. Che mette in sicurezza definitiva quello che c'è. Difendiamo il senso. Non è mai stato, al di là della poesia bella del mantenimento dell'aspetto, un ragionamento sul farlo di nuovo, visto che si è passati dai 4 ai 5, adesso a 1.100.000 in più nel giro di pochi mesi con le materie prime, così a 6.400.000, cioè è una bella cifra da anche da abbiamo valutato con i tecnici e quindi alla fine i tecnici hanno valutato di fare quello. No, certo. Gli ingegneri hanno deciso che tenevano su di fare un involucro interno, certo, e di valorizzare un pezzo di storia. Sì, non so, come testimonianza di un pezzo di storia. Viene un lavoro bellissimo, almeno da qui. Dobbiamo guardare se viene così, viene bellissimo.